E adesso lasciamo le pagine di cronaca per dedicarci invece a quelle culturali con la nostra inviata Grazia Troppa che ha intervistato per noi il dottor Pinkerton. Benvenuti e bentrovati a Telegiornale Lombrico. Oggi abbiamo l'onore di intervistare uno studioso americano, il dottor Pringles. È uno studioso molto famoso e noi oggi abbiamo la fortuna di essere qui a casa sua in Italia per poter fare questa intervista. Salve dottor Pinkerton. Sono emozionata di fare questa intervista con lei. Grazie. Le volevo fare una prima domanda che mi sorge spontanea. Come mai un professore così importante come lei, americano, ha deciso di venire qui in Italia? Ma come fa ad interessarsi soprattutto ad un mondo così lontano dal suo? I've always been interested in the past. I've been studying history for all my life. And this comes from my parents. You know, they always told me that looking at the past was such a good thing to face the future. That's what my father said. They always took me to museums and libraries. You know, so we always been looking at this kind of thing. And my mom also used to tell me that looking back was so important because she always wanted me to look back when she used to park the car. E perché proprio l'Italia, dottor Pinkerton? Pinkerton? Okay. Italy is such a fascinating country. There's full of history, and you have so many good things, you know. And my interest is not only academic. We can study, you know, documents and things from the past, but also a very good Bucatina la Matriciana de Valerione, or, you know, Pappardelle Corcignale, this kind of thing, you know. Italy's... Spaghetti! Spaghetti, yes, you know spaghetti, of course you know spaghetti, I'm sure. Bene, prima di salutarci vorrei parlare delle sue ricerche. Cosa sta ricercando? This is pretty hard to say, because we are searching all and nothing at the same time, because we don't know exactly what we are going to find, and we are just, you know, studying so many documents, and it's a boring task, but we don't know what we're going to find, and we are only making a list of things that we are going to study and find out, yeah. Bene, grazie veramente tanto di questa intervista, di cui io ho compreso tutto perfettamente. Ma un'ultima domanda, che è più una curiosità. Lei sa suonare qualche strumento? Actually no. No, not at all. I used to play bass when I was a teenager. I had a band, but like my friends in Toscana say, I play tanto per fa. Ah. Yes. Grazie mille. Prego, well. Grazie a Grazia Troppa. Passiamo adesso alle pagine sportive con la schiacciante vittoria per 2-2 del Sartiano al nostro stadio comunale.